La Giorgio Tesi Group Pistoia centra l'undicesima vittoria stagionale battendo la Enel Brindisi al Pala Pentassuglia 67-71. Una vittoria prestigiosa su un campo notoriamente ostico come quello pugliese e preziosa in ottica classifica e scontro diretto. I ragazzi di Esposito cominciano a macinare buon basket nei quarti centrali dell'incontro, dopo i primi 10 minuti chiusi sotto di 2, 19-17. Pistoia, come sempre accaduto fino ad ora in stagione, riparte dalla difesa per costruire buoni tiri in attacco. Sfruttando le tante palle perse e forzature offensive di Brindisi, pescata in una serata non trascendentale al tiro, 34% dal campo per la squadra di Bucchi, Pistoia scava il solco nel terzo quarto di gioco, chiuso avanti di 13 lunghezze, 47-60. La partita sembra però prendere una piega diversa nel quarto quarto. Knowles, vero mattatore dell'incontro con 19 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, sigla l'ultimo canestro dal campo biancorosso a meno 6 alla fine. Poi, spazio solo per il tentativo di rimonta Enel, con un parziale di 7-0, interrotto da un'altra tripla di Knowles. Brindisi torna a meno 2 a 47 secondi alla fine, complici anche due falli tecnici fischiati a Knowles e Moore e i 4 punti consecutivi di Duran Scott, migliore dei biancazzurri con 21 punti. A chiudere i conti ci pensa Moore, con 2 su 2 dalla lunetta, dopo un'infrazione di palla accompagnata fischiata a Banks da parte degli arbitri, protagonisti del finale di una partita fino a quel momento diretta in maniera esemplare. Questo è il risultato di una prestazione di una squadra che è sotto pressione, che è sotto tensione e che effettivamente sta facendo fatica a trovare confidenza nei risultati. È chiaro che nel momento in cui sei in difficoltà e vedi che fai tir, la palla non entra, anche i tiri che sono costruiti bene aperti, diventa difficile. 5 su 30 non sarà un record, ma sicuramente è molto, molto pesante come statistica. È un gruppo vero, nonostante è stato formato solo 5 mesi fa. Noi volevamo fare una partita solida, una partita di tanta concentrazione, di tanta solidità, perché venire fuori da una pausa dove alcuni giocatori vanno a casa, alcuni sono nello star game, non puoi mai sapere con che tipo di atteggiamento e testa si presentano alla partita. E direi che per 35 minuti abbiamo giocato una pallacanestro semplice, solida, fatta anche di buonissima difesa e di buone scelte. Negli ultimi 5 minuti Brindisi ha alzato un po' l'intensità, un po' la stanchezza per via delle rotazioni corte, abbiamo rischiato di buttare quanto di buono avevamo fatto. È una vittoria molto importante, fatta anche con maturità da un gruppo giovane messo assieme da poco tempo, e con un'assenza importante come quella di Blackshear, che nella seconda parte del girone d'andata è stato forse uno dei giocatori più importanti per noi.